Cattolica di Udine con Emanuele Franz, filosofo, scrittore, pensatore, saggista, che purtroppo in quest'ultimo periodo è stato vittima di insulti, denigrazioni, diffamazioni e anche minacce. Perché? Perché ha voluto murarsi vivo, dando così una dimostrazione di un'azione contro il transumanesimo che però la maggior parte delle persone non comprende. Emanuele Franz, grazie di essere qui. Come rispondi a tutti questi attacchi che hai ricevuto in questo ultimo periodo per un'azione di protesta civile, legittima, che non danneggia nessuno? Grazie Irene Jurovic per questa solidarietà che non è scontata, visto che si sono verificate delle azioni anche spregevoli nei miei riguardi, come stampare la mia foto con la parola vergogna e stamparla e appenderla in piazza, un gesto deplorevole che non ha suscitato nessuna parola di solidarietà da parte dell'amministrazione. Sembra di essere nel Medioevo, io ho fatto un gesto pacifico senza far male a nessuno, per protestare contro la iperdigitalizzazione e l'esproprio della comunità per via delle macchine che vengono inserite nella nostra comunità organica. Grazie quindi per la tua solidarietà e dimostra che sei uno spirito sensibile e combattivo, anche tu a tua volta scrittrice, che meriti tutta la stima da parte delle persone intelligenti che sembra che non ci siano attorno a noi, ma ci sono. E la tua azione ha portato coloro che l'hanno vista, capita e sostenuta anche a porsi un quesito, quello cioè della omologazione, standardizzazione, uniformizzazione del pensiero che già Heidegger aveva insomma criticato, quindi non si capisce come mai le persone non riescano a comprendere un messaggio di critica contro la tecnocrazia, contro lo stradominio della tecnica, della tecnologia che ci sta disumanizzando. Come riuscire a far arrivare questo messaggio perché sia compreso e non sia visto come un non lavorare? Perché questi messaggi sconvolgono così tanto, secondo te? Sembra di rubare alla comunità quando uno fa delle azioni civili, ma anche artistiche, religiose, quando non producono un bene di consumo, perché l'offesa tipica è vai a lavorare, appunto. Viene tutto ridotto a un fattore di consumo. Tutto a merce. Tutto a merce. Valore merce, non c'è più il valore, tutto scambio, uso e merce. Noi non vogliamo questa società, noi vogliamo una società che si basi sull'identità, sul rispetto della persona. Ormai sembra proprio che il valore umano sia venuto meno. Ecco, io e Emanuele ci schieriamo in questa crociata, una crociata non come le vecchie crociate, e noi sicuramente per questo non vogliamo finire bruciati a rogo come Giordano, esatto. Bruno. Grazie di cuore di questo incontro che spero sia il primo di una lunga serie. Anche per me. Grazie, grazie a chi ha ascoltato questa diretta. Buonasera a tutti.